Il Vangelo di oggi ci pone svariate domande sulla cecità del cieco nato. La sua cecità è una punizione di Dio oppure un semplice brutto gioco del destino? Perché i farisei sono stati ciechi davanti ai miracoli compiuti da Gesù? Perché non sono riusciti a vedere in Gesù il Salvatore del mondo? E potremmo essere ciechi anche noi? Gesù usa del fango per guarire il cieco. È lo stesso fango dal quale Dio creò Adamo nel giorno della creazione. Il Signore ricrea l'uomo, gli ridona la luce per vedere, per capire più in profondità, per riconoscere il suo creatore. E questo è il momento d'incontro del cieco con Dio, e questo è il momento quando chi una volta era cieco può riconoscere la sua vera identità, può vedersi tale com'è. Questa quarta domenica di Quaresima è un punto chiave nel nostro cammino quaresimale. Così come Gesù ha ridonato la vista al cieco, vuole ridonare la luce della conoscenza anche a noi. Oggi dobbiamo fermarci e guardarci indietro. Cosa abbiamo guadagnato spiritualmente nelle precedenti settimane di Quaresima? Ci siamo lasciati cambiare dentro? Abbiamo abbassato i muri che ci dividevano dai fratelli? Possiamo oggi dire di conoscere meglio noi stessi? Se non lo abbiamo fatto prima, oggi è il giorno propizio per meditare sulla nostra identità di cristiani. Sei stato portatore della luce di Cristo per qualcuno? Vuoi lasciarti oggi toccare da Dio? Sei disposto a cambiare atteggiamenti se Lui te lo chiederà?